Buonasera a tutti e benvenuti a un'altra puntata, la nostra storia. Buonasera Silvana. Buonasera Nick, buonasera a tutti. Presso la Casa d'Italia, lì dove tanti italiani sono venuti, lì dove tanti italiani hanno trovato punto di riferimento per venire a trovare altri paesani, no? E anche aiuto. Sì, e che l'hanno addirittura costruita la Casa d'Italia agli italiani. Sì, è la nostra casa ed è qui che ritroviamo e soprattutto riascoltiamo le storie degli italiani. Ebbene, andiamo a presentarvi subito ospiti in studio con noi oggi. Maddalena Stoduto Scittarelli, benvenuta Maddalena. Grazie, ben trovate. E con l'amica Anita Cardone, benvenuta Anita. Buonasera. Buonasera. E allora, che storia, eh? Vogliamo ritornare un po' indietro nel tempo, soprattutto la prima domanda, Maddalena, da dove vieni dall'Italia tu? Io da Lauria, in provincia di Potenza, in Basilicata. In un paesetto di 15.000 abitanti e sono stata lì fino all'età di 15-16 anni quando sono andata poi a Napoli a studiare al liceo artistico per l'abilitazione all'insegnamento di disegno e storia dell'arte e poi ho insegnato per 3 anni tra Lauria e Maratea. Maratea in Basilicata è una grande, una bellissima città, sì, con posto. Il Cristo come, come Rio de Janeiro. Sì. E mentre stavo a Napoli ho incontrato un'amica, e abbiamo fatto amicizia, siamo diventate molto molto amiche. E io sono andata a casa sua a Santa Pollinare, in provincia di Frosinone vicino Cassino, e lei veniva a Lauria. E in queste visite ho incontrato Bruno, mio marito. Tuo marito. Che l'anno venturo fa 50 anni che ci siamo sposati. E allora tanti, tanti auguri, eh? E allora questo ed Bruno, questo ragazzo, girava indietro. Sì, girava, è venuto a Lauria a parlare con la mia famiglia. E così abbiamo deciso. Abbiamo deciso di sposarci, però il problema era che lui era ragioniere ma non ha trovato posto, la sua famiglia già stava qui, suo papà era venuto nel 1953 e dopo 10 anni è venuta la mamma con le altre 2 sorelle e Bruno era rimasto lì, noi ci siamo conosciuti nel 66. Però, dato che non c'era, non trovavamo lavoro per lui, abbiamo deciso di venire qua, di fare il grande passo. Mm-hmm. Quindi immaginate mio padre, mia mamma, come sono stata. Tu hai lasciato tutta la tua famiglia. Tutta la mia famiglia, il mio lavoro. E sono venuta con una grande forza di volontà per vedere nuove. L'America, vero? E a quei la tempi, famosa America. Il 69, il 18 agosto del 69 siamo arrivati qui dopo un mese sposati, perché ci siamo sposati il 19 luglio del 69 e il 18 agosto siamo arrivati qui, sì. Accolti dalla famiglia di mio marito, sempre con le 2 sorelle, più che cognate, siamo 7 sorelle. Certo, è diventata la tua famiglia. È diventata la mia famiglia, perché io ero sola, non avevo nemmeno compaesani e qui. Però sono stata bene, avevo tanta tanta voglia di imparare, di vedere cose nuove. Però dopo un mese che stavo qui a casa Non mi piaceva restare, perché stavo sola, tutti andavano a lavorare e ho detto voglio andare a lavorare, però per continuare ad insegnare il disegno dovevo andare altri 3 anni all'università, sì. Qui, perché sono altri tipi di studi. E così ho detto adesso mi sono appena sposata, vado un'altra volta 3 anni a scuola, non me la sono sentita. E mia cognata mi ha presentato il direttore della Cassa Popolare della zona, sì. E mi ha assunto perché a quei tempi non c'era il computer, sì. non c'era bisogno di parlare e di scrivere la lingua. Quindi
si faceva tutto a mano. E ho imparato a passare a macchina e le cartelle, perché allora ogni cliente aveva una cartella con tutte le operazioni. Il famoso libretto di banca, vero? Ma anche perché aveva già una preparazione in Italia. Certo, ha aiutato tantissimo. Quindi poteva lavorare in banca. Certo. E quindi sono entrata nel campo della banca. Prima la Cassa Popolare per 5 anni, poi 25 anni alla Banca di Montreal. E così poi, per sentirmi ancora più all'altezza, ho fatto altri corsi universitari, perché i miei studi in Italia erano tutti diversi da quelli dal lavoro che svolgevo qui. Però sono stata contenta, e la mia famiglia è cresciuta. Nel 71 è nato mio figlio Marco, il 77 mia figlia Jessica. E ho cresciuto la famiglia, naturalmente. Ho cercato di abbinare il lavoro, perché poi Bruno era supervisor di una catena di negozi, non è che stava sempre a casa, quindi tutti gli altri lavoravano, però ce l'abbiamo fatta. Certo. Incredibile storia. Voglio soltanto chiedere, Maddalena, sei venuta con la nave oppure con... Sono venuta con l'aereo. Con l'aereo, quindi ti sei risparmiata quella... quel viaggio di 2 settimane in nave. Che poi non ha niente a che vedere con la crociera, la nave di allora non era una crociera. No, esatto. Proprio... Io sono venuta con la Michelangelo ed è stata una crociera per me e per la mia famiglia. Ecco, Anita, quindi... Per noi è stato favoloso. Molti raccontano quel viaggio. Questa è l'eccezione, dicendo, che abbiamo sentito. E poi il treno, ovviamente. Eravamo giovani, allora tutti entusiasti, chi andava a ping pong, chi andava al cinema, ognuno aveva la sua Quando attività. Non si aveva il mal di mare andava bene. No, nessuno... Sì, la Michelangelo è una nave che abbiamo già sentito. Esattamente, perché dopo è diventato una nave... La crociera del ristorante. Sì, la Michelangelo e Raffaello. Era Raffaello. Erano le due gemelle che poi sono diventate. Sì, anche noi a Napoli abbiamo visitato la Raffaello, bellissima. Che era incredibile. Questo nome mi dice tanto, perché noi eravamo qui, quindi è un po' la mia storia anche. Io ho preso la Michelangelo per ritornare in Italia. Forse non tutti lo sanno, ma io sono nato qui a Montreal. Sì. Poi la mamma è ritornata. Ma questa è un'altra storia. Storia. Dobbiamo raccontare un'altra storia. Ma la Michelangelo è una nave che appunto noi abbiamo preso per ritornare in Italia. Sappiamo che c'è la Raffaello, c'è la Michelangelo. Sono tante navi che insomma hanno portato tanti italiani e tanti italiani. Sono più moderne, sono quelle più moderne, sono state quelle più moderne. Maddalena, ci fermiamo un istante, Anita rimanete con noi, va bene? Una pausa caffè, ritorniamo tra poco. Eccoci di nuovo insieme, la nostra storia, vi ricordo, Maddalena ha studiato Scittarelli insieme all'amica Anita Cardone, si parla di bei tempi e di un'altra vita poi è iniziata qui a Montreal. Ma torniamo un po' indietro nel tempo, ritorniamo in Italia. Ritorniamo al paese. Che poi è un bel paesotto, insomma, 15.000 anime. Sì, è abbastanza grande. È vicino al Lago Negro, vicino a Maratea, nella zona vicino al mare, e proprio ai confini tra la Calabria al sud e la Campania al nord. Posti fenomenali. Posti bellissimi. Il mare azzurro. Posti caldi, tra l'altro, un clima molto diverso. Sì. Allora... Io sono nata nel lontano 1944, e mia mamma era di Latronica, che è un altro paesino vicino Lauria, e mio padre era figlio unico, quindi io sono cresciuta con la nonna e con tanti parenti e tanti amici, e io sono stata sempre molto
come si dice al mio paese, compagnona. Sì. Volevo che sempre stare bello, insieme alla gente. Che è bello, è una cosa bello essere così. Ritorniamo a papà. Idraulico, ovviamente lo dicono tutti, anche oggi, non so se tutti dicono, figlio, la musica è bella, però devi trovarti un lavoro, con la musica non ci puoi vivere, no? Esattamente. È un po' così, se giusto o sbagliato non lo sappiamo, però oggi si dice ai figli, fai quello che vuoi fare, perché è quello che devi fare. Esattamente, esattamente. Però erano tempi un po' diversi e credo che giustamente lui, quindi idraulico, ma con un talento che era la musica. Sì, sì, e ha composto pure parecchie musiche. A quei tempi c'era la mazurka, il valzer, queste erano le musiche più, la polca, e ha composto parecchie musiche che poi suonavano tutti insieme. Com'era la vita nel paese in quegli anni? Non so se può anche paragonare a quella degli ultimi anni, non so se è tornata. Io torno sempre, quasi tutti gli anni. Allora, cosa c'era che oggi non c'è più al tuo paese? I bambini erano più uniti, i ragazzi, c'era più... non lo so, io facevo parte dell'Azione Cattolica con le suore, quindi giocavamo insieme con grandi, facevamo i teatri, facevamo le mostre, facevamo tante cose insieme. Adesso trovo che quello non c'è più. Però come vita diciamo che è sempre molto attiva. Mio fratello ancora sta lì, fa parte di tante associazioni, l'Università della Terza Età, tutte queste associazioni Libera, certo. E quindi è molto molto attiva. La trovo, quando vado lì mi sento bene, diciamo, non mi sento fuori posto. Beh, ovviamente poi quando vieni a Montreal, intanto Maddalena ritorniamo a te, inizia questa nuova vita, abbiamo capito che ti sei messa anche a lavorare e via, incontri un'amica. Quando è che entra nella tua vita Anita, praticamente? Ecco, Anita, magari dov'è che... raccontaci un po' la storia dalla parte tua. Io facevo parte qui al Centro Culturale Italiano del Quebec, del Consiglio, prima come segretaria, poi secondo vicepresidente, e suo marito era il segretario, quindi, Bruno quindi era segretario. Organizzavamo molte attività culturali e allora per mezzo di Bruno, suo marito, ho conosciuto Maddalena e abbiamo molto collaborato per, facevamo un'esposizione di presepi qui alla Casa d'Italia, meravigliosa, che occupava tutta la sala centrale. Lei veniva, partecipava col suo presepe e portava i suoi bambini, perché insegnava l'italiano, come anche io ho insegnato nel Picai diversi anni, e quindi allestivamo delle recite del teatro ed era la benvenuta. Quindi poi abbiamo cominciato a frequentarci, a conoscerci di più, conosco la sua famiglia e abbiamo allestito delle esposizioni di pittura, perché lei dipinge e io Avete dipingo. Qualcosa in comune, sì, insomma. E siamo anche della stessa regione. Sì, della stessa regione. Io sono di Muro Lucano, Potenza. E io sono di Lauria, che è un pochino più al sud. Che e quindi da allora abbiamo avuto molte attività culturali insieme, delle riunioni e anche diverse volte è venuta al... ho lavorato al Santa Cabrini e abbiamo fatto anche lì delle esposizioni. Sì, abbiamo fatto l'esposizione. E l'ho invitata anche Maddalena e altri. Quindi questa siamo energia in che vi ha fatto riunire e oggi siete diventate... L'arte. È l'arte. Siamo stati riuniti dall'arte. Il punto di partenza e di arrivo. Sì. E oggi siete le inseparabili. Rimanete con noi, ci fermiamo ancora per qualche utile consiglio. Maddalena, Anita, la nostra storia presso la Casa d'Italia insieme a Nick e Silvano. Rimanete con noi. Thank you.
con la nostra storia sempre dalla Casa d'Italia. Altra bella storia, la storia di Maddalena Stoduto Scittarelli, e siamo in compagnia anche della sua amica Anita Cardone. Parlavamo di arte a questo punto, abbiamo scoperto che Maddalena, ciò che ha studiato è appunto disegno, e poi ha cambiato lavoro per un po', per quasi tutta una vita, i numeri, che cambiamento. Dall'arte alla matematica. Meno male che mi piaceva la matematica, sì. Ma comunque, è vero che l'arte unisce, vi siete incontrate perché avete questa passione insieme. Proprio adesso c'è un'esposizione, perché purtroppo ho avuto problemi con il glaucoma e non posso guidare tanto lontano, e quindi devo cercare di fare tutte le mie attività nel West Island. E in questo momento c'è la mostra alla biblioteca di Kirkland, dal 2 fino alla fine del mese, il 28 febbraio. Quindi faccio parte dell'associazione degli artisti di Kirkland. Quindi siamo invitati anche noi. Come no? Dipinge ancora? Sì, dipingo ancora. Ho dipinto per i miei figli, perché naturalmente hanno voluto i quadri dei nostri paesi. Quindi ho fatto una pittura di Lauria, una pittura di Sant'Apollinare, del paese di Bruno. È una pittura del Libano, di Beirut, perché mia figlia si è sposata con un libanese. Ah, va bene, e che bello. Quindi sì, tutte e due hanno due bambini. E Marco ha avuto prima il maschio e poi la femminuccia, e Jessica ha avuto prima la femminuccia e poi il maschio. E le femminucce hanno due mesi di differenza. Gabriella è nata a giugno e Chiara è nata in agosto, quindi quando si incontrano e stanno insieme... Due sorelle. Sì, si vogliono tantissimo bene, e questo è il nostro piacere. Beh, intanto parliamo di altre due sorelle che siete voi, vi vedo, no? Anita e Maddalena. A Kirkland, abbiamo detto, c'è una bella associazione, una bella attività. Sì, c'è anche l'associazione del West Island, italo-canadese del West Island. Faccio parte anche di quell'associazione e faccio parte del coro, perché adesso questa associazione, da 2 o 3 anni, ha istituito questo coro e cantiamo in tutte le rappresentazioni più importanti, gli avvenimenti più importanti. Bello. Quindi è bello anche quello, perché anche cantare è arte, certo, e anche cantare fa bene al corpo e all'anima. Siamo d'accordissimo. Una grande comunità italiana anche nel West Island. C'è anche il club dell'Ajdor del Craic, che fa parte del Craic. Io sono stata lì per 2 anni presidente, e per 2 anni coordinatrice, poi sono arrivati i nipotini, quindi mi hanno preso tutto il tempo. Ha cambiato attività. Sì. Adesso, Anita, come si vive a Montreal? Vedo che avete una bella associazione, ci sono tante persone. Per chi vuole uscire, la vita continua, no? È importante trovare amici, come state facendo voi. Per me è una città molto interessante, Montreal, mi sono ben integrata, mio marito è anche canadese, e frequento, io dico sempre, scelgo il bello della comunità italiana e il bello della comunità... Dei due mondi. Esattamente, dei due mondi. E abbiamo questa opportunità, e quindi è una bella città, con tante attività artistiche, culturali, jazz, cinema... Non sappiamo dove andare prima. Sì. C'è la settimana italiana, anche è molto importante. E anche noi siamo stati sempre presenti. Sì, abbiamo avuto sia sempre... con le pitture che con la Basilicata. Fieri di essere italiani? Fieri, fierissimi. Anche i miei figli. Mio figlio va tutti gli anni in Italia, e ogni anno sceglie la zona da scoprire. sono molto fieri di essere italiani, hanno doppia cittadinanza. Hanno il passaporto canadese e quello italiano.
e veramente sono fieri, parlano bene, scrivono bene l'italiano e lo insegnano anche ai loro figli. Quindi anche i nipotini, anche parlano, parlano italiano. La terza generazione, sì. E questo è molto bello. E Montreal è una città stupenda. E sono stata, mi sono sentita bene dal primo momento che sono arrivata, forse era tutto il mio entusiasmo di giovane, però sono stata benissimo. E, è una città che dà tutto. Se hai un sogno, con la buona volontà lo puoi realizzare. Montreal è intanto la nostra storia, la Casa d'Italia, questo posto che è, insomma, mitico, l'abbiamo detto, dove tanta gente è venuta, dove tanta gente è venuta proprio per farsi dare un consiglio, un aiuto, un posto importante. E oggi abbiamo voluto raccontare anche la vostra storia, la tua storia soprattutto, e anche della tua amica Anita. Chissà, forse un giorno parleremo anche della tua storia. Con piacere, perché abbiamo scoperto anche la tua. Sarà. Intanto continuate così, il vostro sorriso, la vostra energia possa essere, insomma, un esempio per tutti coloro che ci guardano di continuare a fare quello è che state vero, facendo. Sì. Anche adesso, perché anche adesso si parte dall'Italia, purtroppo, perché per i giovani non c'è tanto futuro. Mm-hmm. È un peccato, perché l'Italia è bella e potrebbe offrire tanto. Purtroppo ha offerto tanto, ma c'è tanta gente che ha dovuto andare fuori. Ed ecco la ragione per cui forse noi siamo stati fortunati qui a Montreal, a parte il freddo. Sì. È comunque una bella città, si vive bene. A parte bene. Quello. Sicuramente, molti culturali dappertutto. Sì. Grazie mille a Maddalena, ovviamente è stato un piacere ascoltare la tua storia, grazie di vero cuore. Grazie a voi, ci rivedremo. Ci rivedremo. Grazie anche a Anita. Grazie anche a voi. Grazie Anita. Ebbene, terminiamo così, Silvana, un'altra storia. Sì, un'altra bella storia. Intanto vi lasciamo col pensiero della sera. Anche questo è importante. Buonasera a tutti.